Il guardiano non deve attivare Elo. Dobbiamo fermarlo. Dobbiamo distruggere Elo. In base ai dati a disposizione, l'unica azione veramente efficace risulta alquanto rischiosa. Un'esplosione sufficientemente forte riuscirebbe a destabilizzare l'anello e neutralizzare i sistemi primari. Ma è necessaria una detonazione su vasta scala. Potremmo usare i reattori di fusione di un'astronave portandoli alla massa critica. Controllo cosa è rimasto della rete dei Covenant e cerco di localizzare dove è precipitata la Otom. Se i reattori dell'astronave sono ancora intatti, possiamo usarli per distruggere Elo. Non l'ho ancora localizzata. Dobbiamo guadagnare tempo nel caso il guardiano o le sentinelle riescano ad attivare l'arma finale di Elo anche senza l'indice. Muoviamoci. Seguiamo il punto di rotta. Le apparecchiature in questi canyon sono le armi primarie di Elo. Sono 3 generatori a impulsi di fase che amplificano il segnale di Elo e gli consentono di far fuoco nello spazio profondo. I livelli di potenza sono enormi. Non riesco nemmeno a misurare l'impulso. Se danneggiamo o distruggiamo i generatori, il guardiano dovrà ripararli per poter usarli. Questo ci darà altri tempi.
Segno la posizione del generatore più vicino con un punto di luce. Dobbiamo entrare e neutralizzare quella. Aspetta, prendiamo il treno di fede. Ci servirà per arrivare in tempo al generatore.
Ok, occupiamoci del prossimo generatore. Generatore in sovraccarico. Ne manca uno. Ho individuato la pillar of Autumn. Si è fermata a 1200 km più su. I rilevamenti indicano che i suoi reattori sono ancora accesi. Nemmeno io posso accedere ai sistemi di sicurezza della pillar of Autumn senza l'autorizzazione del capitano. Dobbiamo trovarlo. O almeno il suo impianto neurale, per innescare la detonazione. Quel tunnel porta all'altra sezione del tempo. L'ultimo generatore da distruggere si trova da quella parte.
Ultimo bersaglio neutralizzato. Andiamo via. Proviamo un passaggio e andiamo dal capitano.